Mancherebbe ancora qualche mese, ma le troppe incertezze unite al rischio Covid, ad una possibile disputa a porte chiuse e alle difficoltà di reperire sponsor in un momento davvero difficile non solo a livello sanitario ma anche economico, hanno spinto gli organizzatori a rimandare di un anno il rally del Sebino. Motori spenti dunque per la corsa lacustre, costretta a cedere il passo. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del motorsport che tornerà a calcare le nostre strade nel 2021. La competizione, inizialmente programmata per il 3-4 ottobre, è stata rinviata nella speranza che le condizioni generali possano essere migliori. Le attuali norme prevedono il distanziamento sociale, questo è un fattore che si discosta da uno dei nostri principi fondanti, replica all'unisono il comitato della Sebino Eventi. La nostra gara si basa da sempre sul coinvolgimento e la valorizzazione del territorio, che ha un forte richiamo turistico, viste le splendide location lacustri e montane. Disputare una competizione a porte chiuse per la nostra realtà sarebbe illogico e fine a se stesso. Inoltre non sappiamo quali saranno le evoluzioni del Covid-19 e ci risulta difficile fare programmazione per un periodo considerato potenzialmente a rischio per il sorgere di nuovi focolai. Anche il fattore economico non è secondario. Le aziende che ci sostengono da anni stanno attraversando un periodo quantomeno particolare e non è facile reperire il budget necessario per garantire quella tranquillità organizzativa che ha sempre contraddistinto il nostro operato. Considerando le lunghe tempistiche organizzative per la preparazione di una gara, proseguono i responsabili, la Sebino Eventi ha deciso fin da ora di non disputare la nona edizione del 2020, onde evitare gli spiacevoli disguidi che subentrano nelle situazioni di rinvio o annullamento dell'ultimo momento. Anche questo fattore contraddistingue lo spirito del gruppo, che da sempre porta massimo rispetto per tutti coloro che si interfacciano con il rally del Sebino, enti locali, concorrenti, strutture ricettive e addetti ai lavori. Una notizia certamente accolta con grande rammarico da piloti appassionati del territorio che dopo il Camuniarelli e il trofeo Valle Camonica si vedono costretti a rinunciare ad un evento che proprio lo scorso anno aveva riscontrato un enorme successo al punto da richiamare ben 126 equipaggi con provenienze internazionali di prestigio. A trionfare fu infatti la coppia francese Audira James su Renault Clio S1600. Una decisione sofferta ma condivisa in linea con lo spirito sportivo della Sebino Eventi. Non si tratta di un addio, ma di un semplice arrivederci.